Ciao ragazzi, allora oggi siamo qua, come vedete abbiamo approntato uno studio in casa, cioè uno studio, non è veramente uno studio, ma è un home studio per fare qualche fotina. Insomma, volendo si possono ottenere anche buoni risultati senza per forza andare in studi megagalattici, in studi professionali, eccetera. Se uno si ingegna un pochino con delle barre che tengono un telo e la solita strumentazione dei flescini piccoli che abbiamo, si possono comunque ottenere dei bei risultati. Allora, oggi facciamo una foto con Eloisa, che avete già visto, è stata protagonista del mio ultimo workshop. È qui con noi per fare delle foto in cui il protagonista oggi sarà il colore, quindi le gelatine. Allora, affronteremo vari tipi, almeno nelle mie buone intenzioni, nelle mie intenzioni è di affrontare vari tipi di colorazioni. Vediamo cosa riusciamo a fare, cosa no. Comunque, come primo genere volevo fare un genere di foto in cui ci siano dei colori molto molto importanti, quindi il colore della pelle della persona sparisce completamente. Prendiamo dei colori saturi e che comunque diano un bell'impatto visivo. In questo caso ho deciso per il blu e per il rosso, che comunque sono colori che di solito messi vicini stanno molto bene e hanno un bellissimo contrasto tra di loro. Come vedete, abbiamo approntato, cioè non so se lo vedete, ma insomma, abbiamo approntato una illuminazione in cui abbiamo un primo flash che va nell'ombrellino qua, che è la main light, quindi la luce principale, che sarà colorato di blu. E poi abbiamo due flash, uno qua nel softbox per dare una colorazione sulla spalla, quella da questo lato, quindi sulla sinistra, che sia sulla spalla e ovviamente anche sul collo e sulla faccia. Un'illuminazione morbida e questa sarà rossa, e da questo lato invece ho deciso di provare a mettere un'illuminazione dura, pertanto con un flash nudo che, come vedete, però è stato girato in verticale per prendere più superficie possibile, perché l'orizzontale c'è il rischio che poi mi muoia qua, magari sotto non lo prende più, d'accordo? Ora, i parametri di questi flash sono, e ve lo dico, li sto comandando tramite trigger radio, quelli TTL, che di per sé non utilizziamo il TTL, semplicemente ci permettono di comandare i valori dei parametri da remoto. Allora, il flash principale è a potenza 1 quarto, i flash questi qua, questo qua che è nel softbox a potenza 1 sedicesimo e quello che è là dietro a potenza 1 32esimo. Quello là chiaramente deve essere il più debole di tutti perché non ha niente davanti come schermo, mentre questo ad esempio ha il softbox che gli mangia un po' di luce, e cioè mangia un po' di potenza e quindi ha bisogno di abbassare la potenza. E il principale chiaramente è il più forte di tutti perché deve essere quello che dà l'illuminazione principale. Qual è il problema solo dei colori? Che non si può andare su potenze troppo elevate, perché più vado di potenza elevata più vado a perdere saturazione, quindi meglio una foto un po' sottoesposta perché è più satura e poi eventualmente in post-produzione la si tira su, che non una esposta correttamente ma con dei colori un po', come dire, un po' lievi che non si vedono bene, d'accordo? Cioè non che non si vedono bene, non sono saturi, mentre qua invece noi vogliamo una saturazione che sia importante su tutta la foto. E ora proviamo a fare qualche scatto, vediamo come vengono, d'accordo? Allora, abbiamo fatto un po' di foto, i risultati sono carini, ve li faccio vedere ovviamente sia durante il video che poi una volta post-prodotti. Mi sono dimenticato di dirvi i parametri della reflex. Allora, vi ho detto le potenze, voi direte, beh, e con che parametri? Allora, al momento sto usando la mia vecchia 6D con l'85 mm. A F4, perché comunque non voglio un ritratto super sfocato in questo caso, che ci sia un po' di sfocato, ok, ma non esagerato. Quindi ISO 100, F4 un 160esimo. Con questi parametri, se faccio una foto allo sfondo, è completamente nero, cioè le luci che ci sono in casa sono talmente deboli che a ISO 100, F4 un 160esimo non si vede nulla. Quindi l'unico contributo è quello dato dai flash, d'accordo? E basta, passiamo al set successivo. Yeah.
Allora, siamo nella seconda parte del set, quella prima con i colori è venuta molto bene, adesso introduciamo una nuova variante di colore e per farlo praticamente usiamo delle luci bianche, come vedete abbiamo un flash qua che è nudo e un flash lì nell'ombrellino che fa da riempimento e il colore verrà introdotto tramite dei fogli di acetato, almeno dovrebbe chiamarsi così, sono dei fogli che vendono ovviamente in cartoleria, ci sono anche di formati maggiori, ma diciamo che per cosa voglio fare io, cioè un primo piano basta una 4, poi se uno vuole attrezzarsi e averne di più, per carità, ben venga. E ci sono disvariati colori, ce l'abbiamo rosso, azzurro, giallo, insomma, tanto non costano nulla. Allora, questo permette di ottenere dei colori in maniera un po' differente, che non mettiamo l'acetato davanti al flash come facevamo con le gelatine, ma praticamente, vieni un po' più indietro, proprio lì, voilà, perfetto, avremo che il flash, come vedete, è nudo, andrà direttamente su Eloisa. Perché lo teniamo nudo? Perché vogliamo introdurre questo foglio di acetato in mezzo, sufficientemente vicino al suo viso, in maniera tale che proietti, diciamo, una linea bella netta, dove da una parte è colorata la luce, dall'altra non lo è, e per la luce deve essere nuda, perché cioè il flash deve essere nudo, non deve essere con un softbox o con un ombrellino, perché se è troppo morbida l'acetato davanti non farà un passaggio netto tra la parte colorata e la parte non colorata, ma farà un passaggio molto graduale. Perché? Perché la luce effettivamente a quel punto è morbida, va da tutte le parti, un po' passa dritta dall'acetato, un po' di qua, un po' di là, il risultato si avrà un gradiente che, per carità, non è brutto da vedere, però non è neanche cosa cerchiamo. Cerchiamo delle foto in cui ci sia un passaggio molto netto tra la parte non colorata e no. Quindi usiamo il flash nudo. Abbiamo riempimento semplicemente perché solo col flash nudo chiaramente le foto sono molto rischiose. Un consiglio quando usate una luce, un flash nudo, la modella deve essere praticamente sempre rivolta di qua, altrimenti c'è il rischio che il naso le faccia una simpatica ombra da qua che è bruttissima. Quindi il naso deve essere praticamente sempre rivolto verso il flash, d'accordo, quando non c'è nessun diffusore davanti. Però mettiamo comunque quello per schiarire un po' le ombre, altrimenti la parte in ombra che verrà, non lo so, qua dietro così, sarebbe veramente troppo troppo nera. E allora con quello schiariamo leggermente le ombre. Scatto con sempre la 6D il 135 mm a f2.8 un 1/160 di tempo e ISO L. Ho dovuto mettere ISO L perché se lasciavo ISO 100 anche con la potenza praticamente al minimo del flash era troppo, e allora ho dovuto mettere ISO L. E per quanto riguarda i flash ho messo che questo qua, che è un Canon, come si chiama, 430, ha come potenza un 1/64 meno un terzo, quindi praticamente vicino al minimo, e anzi un 1/64 è il suo minimo, quindi no, un 1/64 meno un terzo è questo, scusate, ho messo con le lettere invertite, perché il 4,30 può andare solo a un 1/64, il 5,80 che è di lì invece può andare a un 1/128 di potenza, pertanto questo è un 1/64, questo è un 1/64 meno un terzo. Come vedete, nonostante abbia l'ombrellino davanti, deve proprio dare solo un pochino di riempimento, non deve diventare la luce principale, se no perdiamo tutto l'effetto. Adesso vi faccio vedere un po' di foto in cui ci sarà Stefania che avvicina il foglio e si va un po' a tentativi, chiaramente, perché nel momento in cui questa cosa la fate col flash da studio, per carità, la lampada di modellazione del flash da studio vi fa vedere esattamente dove va e per carità è tutto più facile, però si può fare anche, come vedete, con i flashini normali, quelli, gli speedlight, semplicemente si va un po' più a tentativi, ma in realtà poi fatti 2 o 3 tentativi, a quel punto tipicamente la foto buona esce. E basta, partiamo! Ed eccoci all'ultimo set, diciamo, di questo giro di foto impostate sul colore. In questo qua ultimo vediamo di fare una cosa un po' particolare di nuovo, ovvero
teniamo lo stesso identico set di prima, quindi flash nudo da qua, flash con l'ombrellino di là per fare da riempimento. Perché? Perché abbiamo di nuovo bisogno di una luce netta, dura, perché ci metteremo questo cartoncino colorato, questo cartoncino nero davanti per proiettare delle ombre sul viso della modella. Quindi ci saranno delle ombre molto importanti che dovrebbe venire carino. Perché c'è il colore? Perché di nuovo abbiamo messo due colori importanti che comunque predominano la scena, che sono in questo caso, su questo abbiamo messo un viola e sull'altro abbiamo messo un ciano. Quindi il ciano va a schiarire un po' tutte le ombre, che quindi tutte le ombre tenderanno al viola misto ciano, azzurro, insomma una roba del genere, mentre la luce principale sarà viola abbastanza prepotente, con questo in mezzo a fare delle ombre. Vediamo un po' cosa esce, speriamo esca bene anche a questo giro. Ok ragazzi, allora abbiamo finito questo set, quest'ultima parte con l'ombra proiettata dall'affare nero è stata un po' più complessa. Come vedete rispetto a come siamo partiti ho poi cambiato l'impostazione, perché praticamente la luce di riempimento l'ho messa che arrivasse praticamente dalla stessa direzione della luce principale. Questo perché il riempimento fatto dall'altra parte, praticamente dove si creava l'ombra, non riempiva a sufficienza essendo dall'altra parte, quindi l'ombra era veramente troppo nera. Invece avendo il riempimento praticamente frontale alla modella, qua succede che il riempimento colorato, per carità è sempre molto scura l'ombra perché non è un grandissimo riempimento, però un po' di colore glielo dà, che invece dall'altra parte era veramente totalmente nero. Detto questo vi saluto e ringraziamo Elo che è stata qua con noi, Steffi che non so se la vedete dietro il flash lì, mi ha aiutato tantissimo, perché ecco, o si ha un assistente in questi casi qua o se no è finita, o perché bisogna andare con braccetti per tenere le cose, però a quel punto è un casino, perché basta che la modella si muova un attimino, voilà, il vostro braccetto che avevate messo con il gel, con l'acetato o con l'affare nero non serve più a nulla, quindi serve assolutamente un assistente vero e proprio, e in questo caso ho sfruttato mia moglie. E comunque detto ciò ci salutiamo e alla prossima.